la conosco. Questo se ne va, non ce la fa più. Il coro, il coro. Non ce la fa più. Adesso scende con fede su di me. Il coro, il coro. Ma che fa? No, niente qua. Buongiorno a tutti. Ma che freddo fa? Lo vedete anche dall'abbigliamento di Matteo. Buongiorno Matteo. Questi stanno in Siberia a registrare queste cose. Noi invece siamo nello spazio. Abbiamo bisogno di spazio per andare nello spazio. Buongiorno Emanuele Palena. Salve! No! Buongiorno! Matteo! Ah, vogliamo dobbiamo dire una cosa immediatamente. Vai! Quando bisogna criticare, bisogna criticare. Quando bisogna elogiare, bisogna elogiare. Anche farlo in modo pesante. Certo. La volta scorsa, quando c'è stata la dedicata, abbiamo tutti quanti detto il sale non c'è. E va mandino, va. Questa volta, non si sono fatti parlare per niente. Per niente. La neve per terra non è arrivata per niente. Però non hanno fatto nevicare. C'era un'emergenza, ma la neve per terra non è arrivata. Non è stato messo in sala perché la neve non è arrivata per terra. Complimenti a tutti quelli che non hanno fatto attaccare la neve a terra. Mezza parola. Bene. Allora. Ci devo pensare, quindi Happy birthday Gargari. Allora, oggi è compleanno Enza Gagliardi. Ciao Enza. Paolo Dellicarri. Michele Tomaioli. Forza Inter. No, abbiamo uno che ha detto Forza Inter. Che coraggio. Ci segue Andrea. Andiamo alla nostra rassegna stampa. La Repubblica, evasione, ecco il piano di primavera. Milano più 44% di scontrini con il Blitz. Unione Europea, accordo sul patto di bilancio. Cioè, c'è stato un locale, è stato sorpreso dai Blitz, che in questo fine settimana ha fatturato il 400% in più. 44% in più, aspetta. Questo vuol dire che non facevo gli scontrini nemmeno per chiudere la casa. Politici e manager di Stato, arrivano i tagli. Questa è... Intanto direttore, vi metto un rose rosse per te, un Massimo Ranieri dannato. Rosse per te. Oggi è un po' così. Ma possiamo andare, eh? Grazie Matteo. Il problema è che stamattina abbiamo bevuto un po' di Zapop. Non è vero, io no. Un po' di Zapop. Io sono arrivato abbiamo tardi. Sbattuto le uova. Repubblica Bari. Petruzzelli, il nuovo CDA. Stop sul sovrintendente. Stop alla telefonata. Gli evasori della porta accanto, imprenditore a dichiarazione zero e avvocati esentati dalla retta dell'asilo. Lo sai adesso come nascondono i soldi, direttore? Non li portano più nemmeno in Svezia. E dove li portano? Affettano le cassette di sicurezza che sono presenti negli alberghi. Ah, questi infamosi. Veramente? Sì. Questo non l'avevo mai sentito. Quindi quei 2-3 miliardi che ho. Ah, dove c'è? Così. Vero? Sì. Quindi, senti, bisogna... c'è il numero della cassetta. No. Ci doteremo... Il nome dell'albergo. No. Ci doteremo di passaporto adesso. Ci doteremo di contanti. Di contanti. A te scrivessi, vieni il ritornello. Ehi! Se l'amore nelle rose non si usano più. Stava a dire veramente stop. Petruzzelli, scusate, Emiliano, e ora mi candido alla regione. Benissimo, si candida alla regione Michele Emiliano. Complimenti. Quindi ha fatto il passo più lungo. Ha fatto il passo. Noi stiamo aspettando sempre le smentite, i chiarimenti. Perché ci Corriere questa della Sera. È stata la città di Lecce questa canzone. Lecce. Se bruciasse la città. No, questa no. Dai. Corriere della Sera. Bellissimo canzone. Io non lo so, veramente, io non lo so cosa devo fare. Intesa 25 sul nuovo patto. L'erba di casa mia. Unione Europea. Monti soddisfatto, ottenuto quanto auspicavamo. Benissimo. I ministri Profumo e Clini lasciano i doppi incarichi. Fanno bene. Che c'è tanta di loro. Vai, Corriere del Mezzogiorno. Regione Emiliano si candida, l'abbiamo vista. Ma in che fine? Ripropone in Puglia il movimento che lo fece vincere a Bari. Quindi Emiliano per la Puglia. Emiliano per la Puglia.
Quindi ne vedremo dalla bella. Ne vedremo soprattutto. La pasta immediata. E Bersani, cosa dici Bersani? L'assessore, l'assessore Barbanente al sindaco di Porto Cesareo. Faremo la legge. Ville abusive, soldi per abbattere. Michele Emiliano, la rubrica di Giovanni Sasso Facebook. Michele Emiliano, presidente della fondazione Petruzzelli, dice: la prossima riunione del CDA, visto il clima incandescente, si svolgerà direttamente nel teatro. Ah, vedi, però su se bruciasse la città c'è il Petruzzelli di tanti anni fa. Tu pensi che io sono avanti? Tu sei troppo avanti. No, anzi, io sono dietro di te. No! Non mi metto a volte ritornano le scatole nere. La scatola nera ancora non si sa niente. No, io sto andando a pagare il bollo. Ho chiamato Monte, ho detto: signor Monte, io il bollo non lo vado a pagare se non mi dite la scatola nera. Dove la mettiamo? Se la devo mettere dietro, bravo. Io il bollo non lo pago. Non lo paghiamo. Quando sto paese, scusa, posso dire? Oh, scusami, no. Questo paese c'è un problema fondamentale. Qual è? Non è nemmeno il lavoro. Non è, no. Niente di tutto questo. La precedenza. Dobbiamo chiedere al nostro amico Domenico Renzoni. Andiamo, se per andiamo, piacere, andiamo, andiamo. Mettiamo in mezzo al monumento e spiega la presenza a tutti quanti. Anche perché anche le frecce, ogni tanto mettendo le frecce. Io sono l'indiano. Neanche le dobbiamo fare sempre gli indiani. La presenza è fondamentale. È fondamentale. Cioè, a Manfredonia sono arresi. No, no, questo no, io vado, sto andando a Manfredonia. A Manfredonia, secondo me, non c'è bisogno della patente B, c'è bisogno di un'altra patente per guidare l'auto. C'è bisogno. Sono allucinanti, bellissimo, veramente bellissimo. Secondo me ci vuole un'altra patente, non è quella B. Quotidiano di Foggia, Mongelli chiamato alla sua impresa più difficile, la giunta, aspettiamo la nuova giunta a Foggia. Questa è la prima pagina del quotidiano di Foggia. Dottore, ma devo un attimo fermare, su questo pezzo vorrei un attimo di concentrazione. Facci. Little Tony, la spada nel cuore, o nel cuore? La spada soprattutto. No, il cuore, il cuore. Il ciuffo delle tazze. Ah, non lo possiamo. Dai, vedere. Con dopo vi faccio vedere. Noi vediamo il vostro di ciuffo. Dopo vi facciamo vedere come risolveremo il problema del ciuffo io e Emanuele. Ah, ecco, questa è una bella notizia. Ecco i mattoni della nuova casa di Gianni. Il titolo del mattino, bellissimo, molto azzeccato. Pronta la giunta, il rischio Udcap e da Taranto arriva il city manager. Questa è a Foggia questa cosa del mattone. Questo sì. È Mongelli. Mongelli è aggiunta, il sindaco, no, deve fare la giunta nuova. Ma fece, per non farla cadere più la fettimatura. Mi sa che stamattina faceva la conferenza stampa. De. Domani troveremo notizie. Per portare il cemento. Per non farla cadere più la fettimatura. Dobbiamo portare. Sì, sì, giustamente. Mi raccomando, non mettete la sabbia, mettete il cemento. Dobbiamo portare quello come hai detto. Per non farla cadere più a me sui mattoni. Lo stabilizzando. Stabilizzando. Va bene, andiamo avanti. Gazzetta del Mezzogiorno, deputati, stipendi più leggeri, in busta paga 700 euro netti in meno, tetto ai manager della burocrazia, calcolo contributivo per i vitalizi, articolo 18, Fornero insiste. Direttore, questa cosa non è veramente una presa un tabù. Sì? Sì, scusate per la parola presa. Ah sì, scusate la parola proprio. Cioè, senti, indignati a Bologna per la laurea napolitana. C'era una bellissima. Viva la satira! Viva la satira! L'ho trovata ieri. Era amico Piero. Stupenda. Ne approfittiamo per salutarlo. Ciao Piero. Un attimo a cercare. Vacci. Allora, io andavo, vado avanti. Vai, dopo ci vediamo con. L'ho trovata. Vacci. Viva la satira sulla pagina. Bologna, laurea ad onore a Giorgio Napolitano, per il sottosegretario Martone uno sfigatone. E noi salutiamo il sottosegretario Martone, con tanti... Viene a pescare con noi, ci servono i vermi. La Gazzetta di Capitanata, nuova giunta fumata bianca, domani il varo del Mongelli. No, bis, no, ma qui fumano. Si fuma centro casa. Storico, questa zona in mano è Bulletti, sempre a Foggia. Ah, questa è la notizia, sbarco in nel mare in burrasca, salvi 73 clandestini. Vico, un barcone proveniente dalla Grecia si incaglia sulle coste garganiche. E schianto sulla scogliera, fuggiti gli scafisti. Ieri e di ieri questa notizia. La riprendiamo dentro. Ah, c'è dentro, ottimo, sì. Andiamo. Eccola. Caro Pasquale. Lo sbarco nel mare in tempesta. Salvi 73 clandestini scaricati dagli scafisti al largo di Calenella. Sfuggiti altri 8. Adesso direttore. Sono stati un pezzo di Sergio Endrigo, lontano da che però è cantata da Gino Paoli in questo, ma benissimo. In questo pezzo.
sistemati, identificati e rifocillati nell'auditorium. Queste sono le foto. San Giovanni Rotondo, ora serve un impianto per la biostabilizzazione. San Giovanni fa discutere la raccolta differenziata porta a porta. Ci hanno fregato l'idea. Mannaggia, questi mi sa che vedono la rassegna. In lotta per il mantenimento della sede, ufficio giudice di pace, Le Speranze a Lumicino, sempre a San Giovanni Rotondo. Andiamo, Manfredonia, crisi pesca, ridurre il prezzo del gasolio, la richiesta dei sindacati e c'è chi sollecita il ricorso alla cassa integrazione. Sempre Manfredonia, noi pochi sopravvissuti in quel contratto d'area. Dopla S.P.A. 10 anni di vita. Questa è una bella notizia. Complimenti. Complimenti alla Dopla. Vuol dire che hanno affrontato mille e mille difficoltà. Mamma mia, complimenti. Questa è i sindacati. Ex Joe Style gode di ottima salute. Bene, bene. Wow. Grotta Paglici si sta sgretolando. Ecco come si perde il nostro passato. Rignano Garganico, il sito archeologico preda dell'incuria e dell'abbandono. Se qualcuno può intervenire. L'ultimo bluff del sindaco Mongelli, l'attacco a Secondi Gioia Benvenuto sui lavori pubblici e urbanistica. L'editoriale del direttore, la sala macchine della produzione dei bisogni. Sicuramente sarà un po' particolare. Il ciclo dei rifiuti di Riccardi, recupero energetico e riciclo. Manfredonia punta al porta a porta, ma non è l'unico sistema. È andata porta a porta. È andata porta a porta. No, stanno tentando di risolvere la questione dei rifiuti a Manfredonia. Ieri quella cosa lì che c'è su Rai 1, quel coso lì con i microfoni. Ah, sì. Si è superato. Il Vespone. Una puntata sul peccato, dobbiamo pagare il canone. No, veramente. Se non fosse stato che Steve, Piero Angi, che è una persona seria, Urest, Steve veramente. Ah, c'era Piero Angi. Ha detto, che cosa sono 30 centesimi al giorno? Ok. Il canone costa 30 centesimi al giorno. Ok, ottimo. Allora, il canone 30 centesimi al giorno, pagatelo perché è un diritto. Dice la pubblicità, è un dovere, scusami, è vero, dice la pubblicità. Emiliano, l'abbiamo visto che si vuole candidare. Il nuovo direttore generale dell'ASR, ora il favorito è Attilio Manfrini. La sua nomina metterebbe d'accordo buona parte dei consiglieri regionali. Bene, aspettiamo il nuovo direttore generale dell'ASR per poi andarli a chiedere. Quando si attiveranno, i servizi, da quello dopo. No, ci sono tante persone che ci sono tantissime. Se magari no, che ci offrono, che nella sanità. Se vogliono, anche se me lo vogliono dare e non mi dicono niente. Non è un no, infatti, ci chiamassero. Se mi arrivi solamente lo stipendio, non mi dico niente. Benissimo. Allora, ha chiamato l'Apple di nuovo. No, da Cupertino. Adesso vi facciamo fare tutti i giorni, vi creiamo un'applicazione. È vero, ve la mandiamo. L'ho sentita pure questa cosa. Ci ha chiamato. Allora, vieni a vedere la nuova applicazione che ha creato l'Apple solo per solo noi. Per noi. Solo per la noi. La ringraziamo. Hai tale tutto. L'applicazione perfetta per soddisfare il tuo lato un po' pirichino. È scaricabile per tutti gli smartphone, anche Android. Per tutti voi che avete un po' il lato birichino. Questa è l'applicazione di oggi. Per saperne di più, teletuttozozzo.org. Questa è l'applicazione di oggi. Sì, questa è l'applicazione di oggi. Potete scaricarla gratuitamente. Gratuitamente, scaricatela gratuitamente. Potete anche pagarla se volete. Se volete. E noi ci pagano. Importante che leggete.org. Org. Emanuele, l'oroscopo. L'oroscopo, chiudiamo con l'oroscopo. Oggi abbiamo detto che è Scorpione. Scorpione. La tua fidanzata mi ha chiesto. Ah, mia? Non c'è niente per lo Scorpio. Ieri è stato difficile leggere le stelle perché c'è le nuvole. Le nuvole, infatti. Giove continua ad essere opposto, sempre opposto. A Saturno. Veramente non mi voglio esprimere su Scorpione perché... Come no? Perché siamo amici, ecco perché. Ah. Non mi dispiacerebbe. No, dai, oltre a me ci sono tanti altri Scorpioni. Posso dire solo a Rossella, le stelle consigliano. Lascia. No! Non è come pensi tu, lascia perdere. Non è come sembra. Non è come. Scorpione, non è vero. Lasciate i propri fidanzati. No, no! Lascia. Le stelle consigliano sempre prudenza. Prudenza. Non è come credi tu. Non è come credi. Benissimo. Un modo diverso. Leggetele tutto, tutte le mattine. Non è vero. Andiamo queste notizie. Diciamolo. Tele tutto zozzo. Domani, collegatevi domani per la nuova applicazione di domani. La nuova applicazione, il nuovo oroscopo è... Tutto nuovo domani. Buongiorno. Fate buona giornata domani. Andate. Ciao. Attenzione che sta nevicando. Attenzione. Nevica? Sì, un pochino. Ah. Ora andiamo a vedere. Ciao a tutti, buona giornata.